Buonasera ambasciatrice. Buonasera, spero che mi sentiate bene. Vi sto parlando da New York, dove mi trovo. Grazie di questa occasione, complimenti per l'apertura di questo festival che dà l'idea di come stiamo riprendendo a vivere tutti quanti, inclusa New York, che non è ancora la New York che conosciamo, ma che si sta già avvicinando molto. Grazie mille. Ambasciatrice, io sono molto onorato di averla nostra ospite e approfitto subito e le racconto che cos'è la Fondazione Feltrinelli. La Fondazione Feltrinelli detiene quasi 1,5 milioni di carte d'archivio e 280.000 volumi nei suoi depositi, raccontando con questo grandissimo, grandissimo patrimonio la storia, della nostra dimensione di comunità. In questo patrimonio ci sono moltissimi riferimenti anche alla storia degli Stati Uniti e a molti dei presidenti che gli Stati Uniti hanno avuto. Vorrei partire il dialogo con lei da una citazione di John Fitzgerald Kennedy, tratta dalla sua dichiarazione all'atto della firma della legge per il pari trattamento salariale uomo-donna. Siamo il 10 giugno 1963. Il presidente Kennedy dice: "Sono lieto oggi di approvare l'Equal Pay Act, che proibisce la discriminazione arbitraria delle donne nel pagamento dei salari. Questa misura legislativa che approviamo oggi", aggiunge il presidente Kennedy, "è un ulteriore tassello alla nostra democrazia. Darà protezione alle donne sul posto di lavoro, garantendo alle stesse gli uguali diritti già conquistati in relazione al voto." Allora sono passati quasi 60 anni, ambasciatrice, ed è chiaro che la democrazia tratteggiata dal presidente Kennedy ha bisogno di uguaglianza sostanziale, non solo formale. Se guardiamo all'equità di trattamento tra uomini e donne, le chiedo a che punto siamo e quali sono le azioni, secondo lei, più urgenti rispetto a questa prospettiva? Beh, la ringrazio di questa domanda, che è una domanda molto, molto ampia. C'è una cosa che vorrei dire, ricollegandomi forse a quanto diceva prima il sindaco Sala. Mi ha molto interessato questa cosa che diceva del divario che c'è tra il dire e il fare. È veramente il momento del fare anche sul tema della parità di genere. E certamente, se dovessimo stare alle cifre che io sento qui pronunciare dal segretario generale delle Nazioni Unite, ci vuole ancora moltissimo per raggiungere quella parità di genere, addirittura 130 anni, quindi un futuristico anno 2150. Sono tantissimi i settori nei quali ancora la partecipazione femminile è modesta, a partire dal mio, faccio qui un'ammissione, insomma, siamo soltanto il 15% degli ambasciatori, sono delle donne, delle ambasciatrici, ma lo dico questo perché c'è una prospettiva che va portata al discorso anche politico e diplomatico, che appunto è quella che dà il valore dell'integrazione della prospettiva femminile. E qui c'è ancora molto da fare. Prendo un dato che non molti conoscono, che è quello per esempio di quanto le donne possono contribuire ai processi di pace, ai processi di mediazione, agli accordi che vengono firmati, alla durata di questi accordi. Ci sono dei dati molto chiari che indicano che se le donne partecipano ai processi di pace, per esempio, i processi sono più duraturi. Eppure a livello globale, soltanto il 13% dei negoziatori sono donne, i 6 dei mediatori sono mediatrici, e il 6% dei firmatari dei processi di pace formali sono delle donne. Dico questo perché credo che sia un dato rilevante, molto rilevante, proprio nel momento in cui vogliamo fare, come diceva il sindaco Sala, costruire, e dà questo molto il senso di come la mancanza di una partecipazione femminile possa in realtà dall'inizio non stabilire, come dire, quel suolo, quella piattaforma che ci permette di fare meglio. Questa pandemia ha amplificato una serie di divari, ha messo in luce una serie di disuguaglianze e sicuramente quella di genere è stata chiarissima, ancora più chiara e in maniera drammatica, dalla violenza
domestica contro le donne, che è aumentata in maniera esponenziale, a quelli che hanno visto le donne in prima linea, da un lato nel combattere la pandemia perché impiegate in settori di fronte, e dall'altro penalizzata dal fatto di dover gestire a casa una realtà totalmente inedita, in cui la casa è diventata il posto e il luogo dove tutto succede, dalla scuola all'istruzione a tutto il resto. Potrei continuare, sono moltissimi i dati che mi piacerebbe citare. Solo il 25% dei parlamentari sono delle donne, parlo di dati mondiali, solo 22 donne sono capi di Stato e di Governo su 93 paesi rappresentati alle Nazioni Unite. Potrei parlare del mondo del business, dove a livello globale su 4 manager solo uno è una donna. Solo il 7,4% delle società Fortune 500 sono dirette da donne. Potrei veramente continuare a lungo, così come potrei anche citare dei dati che indicano chiaramente che, come dire, la parità è una questione anche di è una cosa smart, è smart in realtà dare opportunità e parità di opportunità alle donne, ed è una cosa giusta da fare proprio dal punto di vista economico. Mi fermo qui, così possiamo continuare questa chiacchierata. Assolutamente. Io la seconda suggestione che le volevo lanciare da qui riguarda il presidente Biden. Il presidente Biden, in un recente incontro con il presidente francese Macron e la cancelliera Merkel, ha detto: parlo oggi come presidente degli Stati Uniti d'America all'inizio della mia amministrazione e sto inviando un chiaro messaggio al mondo. Il messaggio è: America is back, l'America è tornata. Allora, dalla nostra prospettiva, abbiamo letto questo America is back come un inno ad un rinnovato protagonismo degli Stati Uniti d'America nei confronti di patti internazionali a difesa di quella che chiamiamo democrazia liberale. Perché ci sembra che negli ultimi anni ci sia un fronteggiarsi del concetto di democrazia liberale, tanto caro al patto transatlantico, tanto caro all'Europa e agli Stati Uniti, rispetto a delle democrazie illiberali, che però, mi scusi diciamo l'espressione, sembrano andare di moda, cioè sembrano essere crescenti, sembrano essere sempre più numerose. Allora, secondo lei, la nostra interpretazione è corretta? Questo America is back significa che l'America vuole un nuovo protagonismo internazionale di se stessa a difesa del concetto di democrazia liberale? Beh, America is back è effettivamente quello che abbiamo sperimentato dai primissimi giorni di questa amministrazione. Qui alle Nazioni Unite si è visto in maniera molto, molto chiara, molto evidente. Significa l'America che torna al tavolo, quindi l'America che torna al tavolo degli accordi di Parigi sulla lotta che dobbiamo fare insieme al cambiamento climatico e sui temi ambientali. Significa avere di nuovo gli Stati Uniti nel Consiglio dei diritti umani, quindi l'organismo che appunto difende e promuove i diritti umani a livello globale. Significa averli nuovamente nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui si erano ritirati proprio nel momento in cui la pandemia era scoppiata. Significa molte cose, significa ritornare anche all'accordo, quello che si chiama JCPOA, che è l'accordo sul nucleare con l'Iran, tanti strumenti che costituiscono quella rete di dialogo e di contatti che la comunità internazionale deve avere. E devo dire, ancora una volta, tornando a uno degli effetti più evidenti di questa pandemia, questo è stato proprio uno, cioè l'impossibilità per ognuno di noi, per ogni paese, di risolvere dei problemi che sono condivisi in maniera solitaria. Non esistono soluzioni nazionali, esistono soltanto delle soluzioni prese insieme, e questo è veramente il grosso significato dell'avere America back. Al tempo stesso significa anche dare delle risposte che siano delle risposte che mettono al centro i diritti, la democrazia, e qui sono assolutamente d'accordo
come diceva lei, è un modo anche per risvegliare le democrazie liberali che sono proprio fondate sui diritti, in particolare i diritti dell'individuo. E qui sui diritti, naturalmente, di nuovo le donne al centro, credo che anche questo sia un messaggio molto chiaro che viene dato da questa amministrazione. Il segno più evidente è naturalmente la vicepresidente Kamala Harris, ma non è solo questo, è un gabinetto che è formato per più della metà da donne, con una chiara volontà di essere rappresentati, di mettere le donne al centro di quelle che sono le risposte. Questo mi sembra il dato più rilevante. Grazie ambasciatrice. Le sottopongo alcuni concetti, poche frasi di un'altra donna che non è nel gabinetto del presidente Biden, ma che è molto famosa in Europa e che nel gennaio 2019, in occasione della Marcia delle Donne a New York City, nella quale viene lanciata la Women Agenda, ha detto parole molto forti. Sto parlando di Alexandra Ocasio-Cortez. La Ocasio-Cortez dice: giustizia non è un concetto astratto. Giustizia ha a che fare con l'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo. Giustizia riguarda l'accesso semplice al voto. Giustizia riguarda quanto viene pagato il lavoro delle donne. Giustizia è se possiamo stare per un giusto periodo di tempo con i nostri figli dopo che li abbiamo avuti. Giustizia consiste nell'essere sicuri che essere educati non sia la stessa cosa che restare zitti. In fact, oftentimes, the most righteous thing you can do is shake the table, conclude la Ocasio Cortez. Quindi le chiedo, dal suo punto di vista istituzionale, come legge questo invito che probabilmente la rappresentante del Partito Democratico americano fa soprattutto alle donne di shake the table, cioè di scuotere probabilmente anche l'opinione pubblica, ambasciatrice. Ma mi sembra che la frase molto bella mette il dito su un po' su quello che dicevamo anche prima, perché giustizia significa diritti. Quelli che lei ha elencato sono una serie di diritti. Io credo che, non so se bisogna shake the table, ma certamente focalizzare su questi temi è fondamentale. E devo dire con un certo orgoglio che, tutto sommato, se guardiamo, se ascoltiamo di nuovo, per esempio, quanto il Presidente Draghi ha detto nel suo discorso inaugurale, alle Camere nel presentare il programma di governo, beh, mi pare che ci fosse lì un messaggio molto chiaro che va un po' nella stessa direzione, i diritti, mettendo i diritti delle donne al centro. Il Presidente Draghi ha parlato di un concetto che secondo me è veramente centrale, che è quello di stabilire delle condizioni di competitività uguali per tutti e quindi anche per le donne. E cioè uscire un po' da quel dibattito quote sì, quote no che ci ha impegnati, e in fondo ha impegnato anche questo paese quando si parla di azioni positive o no. Uscire da quel dibattito e pensare invece a lavorare, a creare le condizioni e quindi a dare i diritti, a fare un po' quella giustizia che Ocasio-Cortez menzionava, e cioè dare la possibilità ad una donna di essere competitiva, per esempio garantendo dei diritti sociali, delle strutture sociali, una protezione sociale, che consenta ai ragazzi di andare a scuola, di avere delle attività da fare nel pomeriggio. Insomma, è tutto un contesto sociale di giustizia e di diritti, che deve, aiutare a stabilire quelle condizioni paritarie di competizione che consentono alle donne di fare la loro parte, e di dare il proprio contributo, che poi è questo alla fine, credo, l'obiettivo al quale bisogna tutti quanti tendere. Qui non si tratta di un gioco a somma zero, non si tratta di donne verso uomini, si tratta di ristabilire delle condizioni di una società ugualitaria. Grazie ambasciatrice, grazie mille di essere stata con noi in questa inaugurazione del nostro festival. Le giunge da Milano il nostro applauso. Grazie, grazie a voi. E
Saluto e tanti auguri per il vostro festival e per tutte queste iniziative meravigliose che state mettendo in piedi per tutto un mese, anche di più. Grazie, Grazie. l'aspettiamo a Milano in fondazione. Grazie mille, arrivederci.